Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. È arrivato il momento, torniamo a parlare di Infinity Wars con il fantastico numero 8. Quindi, basta entusiasmo e andiamo ad affrontare anche questo numero. Dove, oltre all'abbastanza irrilevante numero conclusivo di Arachnite, troviamo il quinto numero della miniserie principale, dove i nodi iniziano a venire al pettine e sono nodi molto brutti. Ma partiamo con il Cavaliere Ragnesco. Se il primo episodio era almeno interessante con la storia delle sue origini, e la presentazione delle sue personalità multiple, qui l'interesse scema velocemente. Troviamo un Peter arrabbiato per essere stato tradito dall'amico Harry e che quindi fatica a controllare le sue personalità. Troviamo un Harry che dopo anni a prendersi cura del padre pseudo licantro goblin finisce per farsi mordere perché lo cura senza legarlo. Svegliissimo. Scontro finale poi fra Norman e Peter, che finale non è per nulla, perché ad un certo punto, non ho capito perché a scoppio ritardato, la maledizione passa ad Harry. Sinceramente non voglio sapere cosa succederà dopo, quindi Marvel, ti prego, non farne una serie, per favore. Comunque, come per il primo numero, testi di Dennis, Il mio nome è una garanzia, Hopeless e Ale Garza. Ma passiamo al piatto forte, Infinity Wars, dove tutto è un gran casino. Avevamo lasciato il gruppetto di Loki alle prese con Devondra, spalleggiati da Warlock e dai nuovi eroi fusi. A quel punto, in un fuoriscena, effettivamente, Loki e il suo gruppo vanno a cercare... Boh, il concetto è che devono vedersela con Gamora, che sta fuori dalla gemma dell'anima in cui risiede tutto il mondo fuso insieme. Ma a quanto pare all'interno della gemma c'è anche una versione bambina di Gamora che ha una copia di tutte le gemme dell'infinito, perché quando Gamora ha infilato tutto dentro la gemma, queste si sarebbero ricopiate anche lì. Boh, a caso, diamolo per buono. Le gemme bis vengono divise fra i sei membri del gruppo, seguendo lo strano schema di dipendenza secondo cui la mente domina la forza, quindi Emma Frost riceve la gemma del potere, la forza domina lo spazio che quindi tocca a Hulk e così via. Quindi il tempo va ad Ant-Man, la realtà a Kang, l'anima a Loki e la mente a Miss Marvel Kamala Khan. Nel frattempo, alla cava della creazione, fuori dalla gemma dell'anima quindi, arrivano Filavel, Drago Luna e il suo Drago della Luna. Le avevamo viste qualche numero fa, provengono dallo stesso universo del Loki buono figlio di Odino. Scatta ovviamente lo scontro con Gamora e sul più bello arrivano altrettanto ovviamente i sei della Velochia, potenziati dalle gemme bis. Questi ovviamente, dato che Gamora è un incapace, in barba al fatto che possedendo le sei gemme dovrebbe essere ineluttabile, riescono ad avere la meglio. Ma ovviamente Loki ci mette il suo zampino e si impossessa di tutte le gemme, o meglio si impossessa di un set completo. Perché a ben vedere metà sono quelle sottratte a Gamora e metà quelle sottratte ai suoi compagni. Spedisce Gamora con ancora tre gemme in compagnia di Drago Luna e Filavel all'interno della gemma dell'anima a farsi pestare dagli eroi fusi e siccome lui ci sa fare riesce a penetrare senza alcuna difficoltà all'interno della cava della creazione dove trova dei celestiali, credo. Boh. Nel frattempo però vediamo Arthur Douglas, l'umano un tempo noto come Drax, che parrebbe non essere fuso con nessuno all'interno della gemma dell'anima, che incontra Pete, che è mezzo Groot e mezzo Peter Quill, Star-Lord. Io sono Pete, vabbè. Fra l'altro immagino sia una cosa importantissima perché l'episodio si chiude così. Che dire, i disegni di Deodato continuano a sembrarmi stranini, l'evoluzione del suo stile mi piace pochissimo, ma vabbè. Sui testi invece lasciamo perdere, è sempre più casinoso, sempre più ripiegato su se stesso e sempre con meno senso. Attendo l'episodio finale quasi con lo stesso hype con cui attendo l'ultimo episodio di GOT settimana prossima, quindi zero. Fra l'altro non so bene quando vedremo l'ultimo episodio della miniserie principale perché mancano ancora 4 numeri dell'edizione italiana in cui non so cosa ci metteranno. Nel prossimo dovrebbe esserci Pantera Fantasma, Ghost Panther e Sleepwalker il sonnambulo. Boh, vabbè, direi che comunque con questo è tutto. Noi ci vediamo domani con un'altra colazione a fumetti. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver guardato il video, se vi è piaciuto il video mettete un like, sono anche su Instagram e Twitch @pelatiefumetti, se cliccate sulla campanella vi avviseranno quando esce il prossimo video.